Amici di Euromusica, è per me un grandissimo piacere dare il benvenuto sulle nostre pagine a un artista, una cantautrice straordinaria. D'altronde, quando l'ho ascoltata la prima volta, ho subito detto che non vedevo l'ora di ospitarla in un'intervista. Stiamo parlando di Aurora D'Amico. Ciao Aurora, benvenuta. Ciao Beppe, grazie per l'invito e grazie per le parole. Partiamo subito. Feelings, è uscito di recente il videoclip di questo brano, ce lo vuoi raccontare? Sì, il videoclip di Feelings è stata intanto un'esperienza bellissima che ho condiviso con delle persone a cui mi stanno molto a cuore, Miriam Iervolino, Marco Consiglio e Valentina Pomiero, ci tengo a presentarle. Il videoclip racconta la storia di questa protagonista che si trova in una fase molto apatica della sua esistenza, della sua vita, finché a un certo punto, in questo momento di vulnerabilità, non vede in televisione una televendita di un prodotto che è in grado di farle provare di nuovo delle emozioni e quindi inizia questa avventura. Ho letto tra l'altro nel comunicato stampa e c'è qualcosa di autobiografico in questo brano, no? Sì, c'è tantissimo di autobiografico, principalmente perché racconta un poco quello che ho attraversato io durante la pandemia e comunque quello che hanno attraversato tantissime altre persone, il fatto che ci siamo trovati distanti dagli altri, ma anche molti dei progetti che avevamo in corso, in atto, si sono dovuti fermare per appunto tutto quello che ci sta succedendo intorno. Quindi ha decisamente delle caratteristiche autobiografiche. Io racconto del mancato tour negli Stati Uniti e poi di tante altre cose che mi sono vissuta. E tra l'altro, sempre prendendo spunto dal comunicato stampa, leggo, ti sei seduta a pianoforte dopo aver visto un film, Rocketman. Sì, in realtà Feelings avevo iniziato a scriverla nel 2020, marzo 2020, e durante tutto l'anno non riuscivo veramente a concluderla, e per me era diventato quasi un esercizio di scrittura, semplicemente una cosa che io metto, che metto per iscritto, poi metto da parte e vado avanti con altre canzoni. Però in realtà, dopo che ho visto Rocketman, il film della vita di Elton John, mi è venuta una voglia incredibile di rimettermi al pianoforte e suonare, perché comunque Elton John è un grandissimo artista che mi ispira davvero tanto. E in quel momento in cui sono ritornata al pianoforte, la prima cosa che mi è venuta in mente di suonare è stata Feelings. Praticamente mi hai preceduto perché stavo per chiederti a chi ti ispiri e Elton John mi sembra di capire sia uno degli artisti da cui prendi maggiormente ispirazione, ma chi sono gli altri? Solo lui oppure ascolti anche? Ci sono tantissimi artisti. Per quanto riguarda il modo e lo stile di suonare il pianoforte, sicuramente guardo tanto Elton John. Per quanto riguarda la scrittura e anche l'energia sul palco, vedo artisti come Bruce Springsteen, Joni Mitchell, che sono artisti che hanno un certo spessore negli anni che ci portiamo sulle spalle, gli anni musicali che ci rappresentano, sicuramente sono questi, però anche tantissimi artisti moderni che provengono dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, come Ryan Adams, i Paper Kites, che sono invece australiani. C'è tanta musica che mi ispira. Ecco, tanti artisti internazionali, come è internazionale la tua musica? D'altronde il fatto è, possiamo dire, tu sia una cittadina del mondo, lo si vede anche in ciò che produci, no? Sì, diciamo che non mi metto un confine. Io sono nata e cresciuta in Italia, chiaramente, ma sin da piccola sono sempre stata interessata a esplorare ciò che non era facile da trovare. Quindi, per esempio, ancora prima dell'uscita di Spotify o di Facebook, io mi ricordo che ero sempre alla ricerca di artisti stranieri, sconosciuti, anche perché mi faceva sentire quasi importante conoscere qualcuno che in realtà non conosceva nessuno dei miei coetanei. E quindi questa ricerca c'è sempre stata. Questa è molto particolare questa ricerca di artisti, perché penso che chiunque
abbia un minimo di amore verso la musica debba mettersi alla costante ricerca di nuovi artisti, nuovi generi, non per Sì. essere il primo, ma per scoprire, per una fame di conoscenza che penso sia parte di ognuno di noi, no? Sì, io penso che la musica sia fantastica anche per questo, perché è infinita, veramente non potremmo mai ascoltare tutte le canzoni che sono state scritte, non potremmo mai conoscere tutti gli artisti del mondo, però è una cosa stupenda soprattutto condividerla con gli altri. Quindi a volte quando io scopro per caso un artista di cui mi innamoro, la prima cosa che mi viene in mente è farlo ascoltare alla mia amica, al mio amico, e lo stesso fanno loro con me, quindi è uno scambio che ci unisce. Sì, e poi un po' quello che facciamo anche noi, raccontiamo la musica a livello professionale, lavorativo. Beh, in realtà, alla fine l'obiettivo è proprio quello di far conoscere nuovi artisti, nuovi brani, ed è un po' anche quello Esatto. che noi tramite Euromusica ci poniamo di fare, proprio andando a presentare un po' di artisti italiani e non solo. Per esempio, mi viene in mente un po' di tempo fa ho recensito un album di una band francese. Non so se li conosci, si chiamano Hudson Trees, un duo in realtà fortissimi. Non li conosco purtroppo, però li andrò ad ascoltare. Quindi il bello è anche in queste chiacchierate che poi andiamo a fare con vari artisti, è sempre uno scambio continuo perché, per esempio, tu mi hai parlato di artisti fenomenali, Elton John, Joni Mitchell, io ti ho presentato questo duo francese, è molto. D'altronde, questo è il bello, chiama la musica come se fa parte di una piccola, grande comunità Sì. di amanti di questo mondo. Anche perché credo che a seconda dell'artista che ascoltiamo, troviamo una parte di noi. C'è quella parte di me, che ne so, in Bruce Springsteen che si rifà al sogno americano, al volere riuscire nella vita. Poi ovviamente vado da un altro artista e ricevo altro, trovo un'altra parte di me, quella parte un po' più sognante, creativa, o anche giocosa, divertente. Quindi è bello scoprire nuovi artisti perché scopri cose nuove di te stesso. E chiaramente conoscere noi stessi è difficilissimo, ma tu quanto sei riuscita a scoprire di te stessa finora attraverso la musica? Io sono in un processo in cui proprio mi sto conoscendo, come quando qualcuno si presenta, tu all'inizio magari lo conosci esteticamente, poi conosci il suo nome, conosci la sua famiglia. Io proprio sono in un percorso in cui sto conoscendo me stessa, sto scoprendo cos'è che mi spaventa, cos'è che mi fa piangere, cos'è che mi fa ridere, cos'è che mi fa sentire al sicuro. Non sono cose ovvie, penso che più cresciamo, più riusciamo a dare un nome a tutte queste cose. E con la musica mi sento quasi più agevolata perché è una sorta di terapia. E quando scrivi canzoni, quando ti riversi completamente su un testo, su un giro di accordi, inizi veramente a conoscere te stesso. A volte non ti piaci, a volte non tutto quello che vedi di te è bello. Però inizi a conviverci e anche a crescere in quelle piccole cose che ti fanno appunto crescere. Tra l'altro, mentre parlavi, mi sono un attimo perso, che ho visto alle tue spalle un po' di chitarre, una tastiera, un po' di strumenti, e qua e là, e quello è un paradiso per quanto mi riguarda. Sì. Per ora mi trovo in Inghilterra che sto concludendo le registrazioni per il nuovo album, quindi questo è il nostro piccolo home studio, dove sta avvenendo tutta la magia. Bellissimo. E quindi ci hai fatto scoprire un po' uno dei luoghi magici in cui parte tutto. Sì, io credo tantissimo anche nell'intimità per quanto riguarda la scrittura, ma anche la registrazione. Io sono una persona che tende anche a sentire molto l'ansia e la pressione, e quindi posti come questi che in realtà mi fanno sentire a casa, al sicuro, non mi sento giudicata, non mi sento pressata, mi aiutano tantissimo nel momento in cui devo registrare, devo performare, è qualcosa che poi resterà per sempre, perché quella canzone, come la registri, resterà così. Va bene, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, ci hai detto delle parole Grazie a te. bellissime e naturalmente invito tutti i nostri lettori ad ascoltare Feelings e tutta la musica di questa straordinaria cantautrice e Aurora D'Amico.
Anzi, approfitto per chiederti progetti futuri, non so, qualcosa che bolle in pentola? Sì, stiamo lavorando, come dicevo, al nuovo album che uscirà prima della fine dell'anno e sicuramente seguirà un tour, qualche data in Italia e poi qualche data anche all'estero. Va bene, grazie mille e ti auguro il meglio per tutto. Buona musica. Grazie a te. Ciao.